Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Oggi voglio iniziare ad aprire una sorta di nuova rubrica sul canale parlando di quei film che secondo me meritano di essere visti, film che sono stati un po' ingiustamente sottovalutati secondo me. E voglio iniziare con un film di Rob Zombie del 2013, Le streghe di Salem, ovvero questo film qui. È un Blu-ray che attualmente è fuori catalogo, quindi mi reputo davvero molto fortunato ad averlo preso all'epoca, altrimenti adesso starei sbattendo la testa un po' online per cercare di trovarli a prezzi umani. Rob Zombie era già noto al pubblico prima di fare cinema per essere stato la voce principale del gruppo White Zombie dalla seconda metà degli anni 80 fino alla seconda metà degli anni 90, una decina d'anni. Per poi dedicarsi alla sua carriera da solista, portando una sorta di shock rock, industrial metal, hard rock molto alternativo e variegato, come accostato un po' ad Alice Cooper o Marilyn Manson, il suo brano più famoso, credo che sia Dracula, uno dei brani rock più famosi, e voglio ricordare allo stesso manager di Marilyn Manson, anche se adesso Marilyn Manson, dopo tutte le accuse che ha avuto, il manager si è licenziato, a PGD al basso e poi a John Febb alla chitarra e Ginger Fish alla batteria, che erano ex membri di Marilyn Manson. Poi nel 2013 è passato al cinema come autore, come sceneggiatore e come regista, non ha mai fatto attore. Ha diretto il primo film appunto nel 2003, La casa dei mille corpi, che era un film molto ispirato a Non aprite quella porta, seguito dal 2005 dalla casa del diavolo, che sono gli stessi personaggi, ma cambia un po' lo stile, passando un po' dall'horror slasher classico all'horror più on the road western in un certo senso. Concludendo poi la trilogia nel 2019 con Three From Hell, terzo capitolo della saga, che devo dire che a me è piaciuto molto e anche questo è basato più su uno stile western. Se, parliamo sempre dell'horror western perché i film di Rob Zombie sono tutti alla base degli horror e purtroppo mi dispiace che non è ancora stato distribuito in Italia. Ha girato poi 31 nel 2016, uno slasher realizzato grazie alla campagna di crowdfunding che in Italia è uscito direttamente in home video dalla Midnight Factory in DVD e Blu-ray, uno slasher abbastanza classico che secondo me è il suo peggior film, però non è così brutto perché il cinema di Rob Zombie resta comunque un cinema molto interessante. E poi il 2007 e il 2009 ha fatto il reboot della serie di Halloween, sempre nel suo stile, devo dire, facendo soprattutto nel secondo film un Halloween davvero molto molto originale, che purtroppo in Italia è fuori catalogo, sia in DVD sia in Blu-ray, che si trova a cifre davvero folli in giro. E purtroppo a me manca il Blu-ray di Halloween 2. Detto questo, torniamo al 2013, quando Rob Zombie decide di girare un film che è stratosferico. Questo, Le streghe di Salem, è sicuramente il miglior film di Rob Zombie, è sicuramente uno dei miei film preferiti, horror e psicologici in assoluti, è un film molto visionario, un film davvero molto sopra le righe, un film che a me fa davvero venire i brividi ogni volta che lo vedo. Dunque, il film parla di basato, ispirato più che altro sulle vere vicende del
Nathaniel Hawthorne, che nel 1600 giustiziò queste donne di Salem perché si diceva che erano in combutta con il diavolo, appunto, erano delle streghe. Il reverendo Hawthorne. E nel film, in pratica inizia con questo rogo, queste streghe, per spostarci nei giorni nostri, dove Heidi LaRocque riceve un vinile, dove all'interno di questo vinile c'è un disco di un gruppo chiamato I Signori, che poi il suo collega Herman, interpretato da un bravissimo Ken Fori che abbiamo già visto in Zombie di Romero, ribattezzerà in I Signori di Salem, e accompagnati dal loro terzo collega, che è Philip Jeffrey de Phillips, anche lui un attore feticcio di Rob Zombie, oltre ovviamente a Sherry Moon Zombie, che interpreta Heidi LaRocque, che è presente in tutti i film di Rob Zombie come attrice, sulle sue copertine, nei suoi video. Insomma, è la vera musa ispiratrice e icona e mascotte di Rob Zombie, in sostanza. La trama, è una trama abbastanza semplice, non aggiungo altro per chi non l'ha visto, anche se io cerco di fare meno spoiler possibili, però per raccontare un po' il film penso che determinati spoiler non si possono evitare. Allora, in ogni caso, tendo a precisare che stiamo parlando di un horror per niente classico. È stato un horror che quando è uscito in Italia è stato, in alcuni cinema non è durato nemmeno 10 giorni, infatti io mi ricordo che praticamente Hard Space l'avrò visto, se no, una settimana, poi è sparito. E le persone che hanno avuto fortuna di vederlo al cinema hanno detto che la sala era quasi sempre vuota e soprattutto che il film non piacque abbastanza. Fu talmente un flop totale in Italia che dall'in poi nessun più film di Rob Zombie è stato pubblicato al cinema. Infatti, il successivo 31 è uscito solo in un video, e l'altro successivo ancora, Tifon Bell, però non è uscito nemmeno in un video ancora. Quindi è totalmente inedito in Italia. Adesso sta girando il nuovo film The Munster, che è ispirato ai mostri degli anni 30, un po' quelli della Hammer, tipo Dracula, Frankenstein e la mummia, è una sorta di comedy alla Family Adams in un certo senso. E penso che comunque ci sta bene per un regista come Rob Zombie, ma credo che non riuscirà mai più, almeno non per adesso, a raggiungere le vette così alte di cinema, per questo Le streghe di Salem. Come ho detto, è un film molto visionario, un film che è pieno di simbolismi, un film che è molto ispirato dai grandi autori del cinema come Kubrick, come Polanski, ci ho visto anche Lynch, un film con una fotografia davvero inquietante, questa scena dove c'è Heidi tutta al buio nella stanza maledetta, con la croce, con questi neon sparati proprio al massimo in faccia di luce rossa, è l'ombra che rappresenta il diavolo, questa gigantesca ombra dietro alle spalle, il diavolo che poi vedremo rappresentato anche come sotto forma di caprone, anche come sotto forma di feto. Quest'uso delle icone religiose, come quello della Madonna, come quello di Gesù, in questi quadretti illuminati, come se fossero più che altro usati per addobbi, più che del vero significato del messaggio, e vengono usati anche in un certo senso per nascondere quello che poi sarebbero state le streghe di allora, che hanno questa. Le streghe del 1600 hanno discendenze in queste streghe del 2013, e
e loro vogliono apparire quello che non sono, appunto, mettendo queste icone religiose che ovviamente rappresentano però l'alter ego delle streghe, quindi vengono messi dappertutto, però proprio per quello che non significano, in un certo senso, quindi per dare il significato contrario alla simbologia religiosa. Il film inizia abbastanza lento, fino poi ad essere sempre più un crescendo che sfocia in una totale intensità psicologica nell'ultimo quarto d'ora. L'interpretazione di Sherry Moon è davvero grandiosa, d'altronde io penso che se non si fosse dedicata soltanto a fare l'attrice del marito Rob Zombie, secondo me avremmo avuto una brava attrice. Ma devo dire che comunque tutto il cast ha recitato molto bene, poi la strega interpretata da una straordinaria Meg Foster che è tornata al cinema in questo film dopo davvero moltissimi anni e a me ha fatto veramente piacere rivederla in questo film. Poi ci sono queste streghe tutte bruttissime, nude, non c'è più questo mito delle streghe tutte bellissime, giovanissime che si trasformano. Ci sono delle scene di questi riti che fanno davvero venire la pelle d'oca, tanto che all'estero il film all'inizio è stato un po' titubante l'uscita perché avevano paura che queste scene potevano essere emulate da sette sataniche. Troviamo la colonna sonora che è scritta ovviamente da Rob Zombie insieme al suo chitarrista John Five, che ho già nominato prima, che è proprio perfetta per il film. Devo dire che il film, con tutta la sua simbologia, tutta la sua psicologia, tutta la sua visionarietà, in un certo senso la prima volta che l'ho visto mi è sembrato quasi come se stessi guardando una sorta di Lynch moderno. Poi devo dire che comunque Rob Zombie è un vero appassionato del cinema horror degli anni 70, infatti questo film viene girato un po' come se fosse realizzato negli anni 70-80. La qualità del Blu-ray non è eccelsa, ma però ci sono alcuni effetti che sono stati aggiunti in post-produzione, effetti speciali che invece si vedono veramente da Dio. Quindi questo lascia intendere che è proprio la volontà di Zombie ad aver girato il film così, grana abbastanza presente, questa sorta di pellicola molto molto luminosa come si usava in quegli anni, e devo dire che il tutto funziona veramente alla grande. Io penso che le persone a cui il film non è piaciuto è perché si aspettavano un horror completamente classico. Alla fine, questo è un horror è un horror psicologico più che un horror visivo. Psicologico nel senso che se cercate un film splatter, un film con sangue, un film con omicidi, non è un horror che fa per voi. Se però vi piacciono i film psicologici, i film della mente, i film che sono inquietanti anche senza i classici jump scare, i classici splatter esagerati, è il film che fa per voi. D'altronde Zombie non è mai stato un grande fan dei jumpscare, non li ha mai usati, e penso che questa cosa è proprio una caratteristica funzionante del cinema di Rob Zombie, che nelle seghe di Salem raggiunge il suo apice. Io spero che Rob Zombie riesca a fare un altro film che sia degno delle seghe di Salem o anche superiore. Il film non è esente da difetti, i difetti ci sono. Ma stiamo comunque parlando di un film girato a basso budget, un film che in ogni caso non voleva per niente essere un horror classico, quindi gli effetti speciali minimali erano ricercati, ma d'altronde Zombie è un autore e tutti i film di Zombie sono tutti con effetti speciali.
davvero pochi. E Zombie è riuscito davvero a fare un cinema horror d'autore come non se ne vedeva da tempo, secondo me uno dei migliori horror degli ultimi 10 anni. Oppure, se non vogliamo parlare di horror, parliamo di uno dei migliori film psicologici degli ultimi 10 anni, ecco, forse è quello che ci si addice di più. È stato tratto anche un romanzo dalla sceneggiatura del film, ovviamente poi è stata modificata al romanzo, scritta dallo stesso Rob Zombie con lo scrittore B.K. Evanson, e stranamente non me l'aspettavo, è stato pubblicato anche in Italia il romanzo, eccolo qui, e devo dire che il romanzo è ancora più inquietante del film. Perché nel film hanno dovuto tagliare alcune cose anche un po' per renderlo in un certo senso più visionario. Il romanzo è di genere abbastanza diverso del film. Il romanzo è molto più diretto, è molto più horror, è molto più sanguinoso, perché comunque in ogni caso stiamo parlando di prodotti diversi tra cinema e romanzo, quindi Zombie ha preferito de dedicarsi al cinema più nella parte psicologica e visionario, e nel romanzo più nello stile horror più classico, e ci è riuscito alla grande. Ci sono delle scene davvero molto superlative nel romanzo che nel film non ci sono. Penso sia per rendere più visionario il film, e sia anche forse per il budget limitato della pellicola. Insomma, ragazzi, io penso che Le Seghe di Salem è un film che valga davvero la pena essere riscoperto, e tutte le persone che all'epoca non l'hanno capito, dico che forse è il momento di guardarlo sotto un altro occhio, l'occhio più da cineasta, l'occhio che non è un film horror, ma è un film visionario, è un film psicologico. È un film che io ci do un bellissimo 8 su 10, ragazzi, perché davvero a me è colpita la prima volta che lo vidi questo film, e sono pochi i film che mi fanno gli stessi effetti che mi fa ancora oggi questo film, rivederlo dopo 8 anni dall'uscita. E sono certe scene che mettono davvero i brividi per come sono girati e per l'intensità che danno della scena. Quindi, detto questo, io spero che vi abbia invogliato un po' a guardare questo film, e chi l'ha visto, o anche voi che lo avrete visto e poi avrete voglia di farmi sapere cosa ne pensate, a me fa molto piacere sapere i vostri commenti su questo film, sia negativi sia positivi. Io con questo video vi saluto per il momento, e grazie per aver guardato i ben quasi 20 minuti di video. Se vi è piaciuto il video, condividetelo con gli amici e lasciate un like per restare sempre aggiornato sulle novità del canale. Grazie a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!